Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Mio podcasting episodio 196, stagione 17. Ciao! Dunque, in questa puntata andremo a parlare di una al 9000 il controllo mentale, monitor flat giganti, mainframe e terminale nascono su Astonishing Stories del 1940. Astonishing Stories aprile 1940 ebbe a pubblicare, come potete vedere a video, un racconto di fantascienza, Master of Control di Al Vincent, illustrato dal sagace disegnatore Perritz, oppure Perril, ecco, la firma non è chiarissima. Astonishing Stories fu una vulcanica rivista, venne pubblicata solo per pochi anni durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1940 al 1943, e comparve nelle edicole solo come un bimensile. L'autore Al Vincent fu un precursore cyberpunk? Sì, senza ombra di dubbio. Il tema del controllo mentale associato a programmazione e mutazione genetica però era già apparso su Amazing Stories del 1928. Al Vincent fu un fecondo autore di racconti di fantascienza, quanto di buone idee tecnologiche, da cui poi la DARPA nel 2016 ebbe a copiarne l'idea. Fu il primo che inventò l'alieno grigio, da non confondere con l'iconografia dell'uomo del futuro di Wells. Quanto inventò l'idea del parassita cinematografico Alien. Tutto questo lo trovate con il linkato in descrizione di questo file se volete espandere meglio il tema. Fu però Al Vincent che ebbe ad immaginare per primo un telecontrollo e condizionamento totale della popolazione umana. Per quanto vi possano essere dei possibili retaggi in tutto questo, riconducibile in permutazione su The City of the Living Dead del 1930. Peculiarità del racconto Master Control di Al Vincent è che quello che l'umanità pensava fosse Dio era in realtà una sorta di macchina che controllava e condizionava le menti degli esseri umani. Eccoci qua a video il design del Master Control. Anticipa il più famoso computer di tutta la fantascienza, Al 9000, quello che potete vedere nella zona rossa. Sempre nel 1940, ma pochi mesi dopo, in novembre, fu invece Wonder Stories a far nascere in modo funzionale il progenitore di Al 9000, per quanto esteticamente tale artefatto non sembrasse il mainframe Al 9000. Ora, l'occhio al centro dell'apparato, quello identificato dal colore rosso, l'apparato squadrato che ricorda indiscutibilmente un server moderno con tanti cavi e collegamenti. L'oggetto appare una sorta di grosso computer che è stato scambiato per Dio. Si riconoscono nettamente nel criptico disegno della misteriosa favola di fantascienza diversi possibili mega monitor flat area rossa e blu, un possibile server area rossa, come vi ho già detto, innumerevoli terminali area verde, una grande sala simile alla Mission Control Room della NASA del 1969, area rossa, blu e verde. Ci sono poi raffigurati vari pantografi cardiaci cerebrali,
che plottano dati su carta, quanto vari criptici rulli. Ecco, tutto questo hardware sembra a mio avviso un retaggio grafico di Amazing Stories 1929 Futility. Il link per espandere in dettaglio tutto quanto lo trovate in descrizione. Ma indubbiamente l'area della Mission Control Room e della possibilità che quello che è nell'area rossa sia sostanzialmente un computer e che quelli grandi monitor quadrati siano dei flat screen, il sospetto rimane, anche perché non ci sono evidenziati sostanzialmente degli oggetti di proiezione. Comunque, anche scantonando i vari enormi monitor quadrati flat, prendendoli come, diciamo, meccanismi di proiezione del 1940, quindi come se fosse un cinema, resta il problema che nell'area rossa c'è identificato uno strano oggetto che ricorda vagamente un computer, mentre nelle aree verdi, come potete vedere, ci sono una infinità di terminali. È proprio così? Dunque, se volete espandere in modo approfondito la bloggata Looper tecnologico della sala controllo generale di missione disegnata da Perritz su Astonishing Stories del 1940, il link lo trovate in descrizione. Dunque, per farla corta, cortissima, in modo veramente breve, quanto il disegnatore Perritz ha ritratto non ha assolutamente niente a che vedere con, in sostanza, il racconto scritto praticamente dall'autore Errol Vincent. Non ci sono infatti nel racconto sufficienti descrizioni per poter evincere che il disegnatore si sia ispirato in modo immaginifico alla propria fantasia, prendendo spunto però dalle descrizioni chiare che l'autore Errol Vincent aveva praticamente fatto, e non ce ne sono in sostanza di informazioni sufficienti nel testo del racconto per poter dire che quanto ritratto dal disegno a corredo del racconto su Astonishing Stories del 1940 di Master Control sia collegato al racconto. Dunque, scomponiamo l'immagine in aree più piccole, andiamo a vedere se l'area rossa è effettivamente un computer. Dunque, per farla corta, cortissima, veramente corta, ecco, è a mio avviso impossibile definire unicamente, oltre ogni ragionevole dubbio, cosa sia l'oggetto arancione che fu disegnato dall'illustratore Perritz. Ogni interpretazione tecnologica possibile lascia qualche elemento del disegno non spiegato o mancante. Potrebbe essere un motore di calcolo, di traduzione del 1926, ma non trovano spiegazione nel disegno, i fili e i cavi. 2. Potrebbe essere la interpretazione fantastica di un motore Duesenberg J, per quanto non vi siano tubi di scarico laterale e non vi siano orologi, manometri, interruttori analogici ai lati del monoblocco del motore Duesenberg J. 3. Potrebbe essere una sorta di computer server tower 1980. Forma, cavi, cavetti, piccoli monitor potrebbero prendere tutti un senso logico e funzionale, tranne la forma semisferica superiore del case. 4. Potrebbe essere una telecamera del 1940 totalmente abbassata, per quanto nel disegno vi sia appunto un'unica camera e non due, e per quanto non vi siano ruote e bracci per muovere e controllare la telecamera. 5. Potrebbe essere una sorta di modulatore di segnale di qualche primitivo componente radiotelevisivo del 1940, per quanto non vi siano pulsanti ed interruttori nel disegno. È assai più facile invece rispondere alla seconda domanda: che cos'è l'oggetto giallo evidenziato dall'ingrandimento? È come potete vedere a video. Ecco, il disegno di Perritz è rappresentato almeno un computer, probabilmente dotato di dischi da 8 pollici. Nell'oggetto giallo sono presenti due piccoli oggetti tondi, pulsanti, LED, interruttori luminosi del Power On Reading Writing, del Disk Drive, oppure indicatori luminosi separati da Reading e Writing. Dunque, adesso andiamo a vedere brevemente per cosa riguarda tutta l'enorme area verde, come potete vedere a video. Come potete vedere a video, questa è una Mission Control Room.
Room nella diciamo non ha niente a che vedere con la Mission Control Room della Battaglia d'Inghilterra e neppure con la Operation Room della RAF. La disposizione degli esseri umani seduti in varie file ha un'assai vaga assonanza con quanto rappresentato nel misterioso e criptico Wonder Stories Quarterly dell'autunno 1931, Zeppo di Upar, per quanto i disegni del 1940 abbiano poco in comune con quello del 1931, perché il numero di persone sedute in fila, in righe successive, tutte che guardano un monitor, non trova nessun riferimento grafico con quanto rappresentato nel disegno del 1931 del Wonder Stories Quarterly. Non ci sono sufficienti correlazioni per spiegare una regia radiotelevisiva del 1939, con quanto mostrato nelle immagini delle prime radiotelevisioni USA, manco nei grandi monitor. Ogni operatore fa cose diverse e non guarda un monitor, mentre nel disegno le persone sono sedute ed osservano più di un monitor su cui passano immagini e dati. Confrontare con A Brief History of Control Rooms quanto con History of Control Rooms. Le persone nella foto stanno in piedi e diverse persone guardano un solo televisore RCA TRK 12/120, mentre nel disegno esiste una situazione tecnologica opposta: ciascuna persona è seduta e guarda in modo singolo più di un monitor. Tutta l'area del disegno del Master Control, la roba verde, ha una fortissima assonanza di logico significato con la Mission Control Room, in quanto a disposizione delle persone, hardware rappresenta la funzione della sala di controllo generale, le numerose presenze di monitor, il fatto che le persone siano sedute, vi siano monitor giganteschi di fronte a loro. Ogni elemento del disegno dell'illustratore Perritz è totalmente identico e totalmente assimilabile come funzione a quanto è presente a una Mission Control Room, come ad esempio quella della NASA del 1969. Ecco, nel disegno di Perritz ci sono almeno tre file di persone, come nella foto della NASA, Mission Control Room. Nel disegno di Perritz ci sono almeno tre file di persone sedute, come nella foto della NASA, Mission Control Room, del 69. Nel disegno di Perritz le persone sedute osservano monitor. Nella foto della NASA, Mission Control Room, del 69, molte persone hanno un monitor di fronte e lo guardano. Nel disegno di Perritz è logico interpretare ogni postazione presso cui è seduta una persona è come una workstation, come nella foto della NASA del 1969. Nel disegno di Perritz vi sono pulsanti e lucette nelle workstation. Anche nella foto della NASA nel Mission Control Room del 69 sono molte lucette e pulsanti. Nel disegno di Perritz ci sono almeno tre pannelli flat giganti che mostrano immagini. Anche nella foto della NASA Mission Control Room del 69 ci sono ben quattro pannelli giganti flat che mostrano immagini. Nel disegno di Perritz ci sono almeno tre pannelli flat giganti che sono posti di fronte e dai lati delle persone sedute. Anche nella foto della NASA in Mission Control Room del 69 ci sono ben quattro pannelli giganti flat collocati frontalmente quanto ai lati. Si desume che la Control Room rappresentata da Perritz è un elemento tecnologico fuori contesto storico, un UPAR tecnologico incompatibile con la data di pubblicazione della rivista. Infatti a disposizione delle persone, presenza di monitor, l'interpretazione di terminali workstation, la presenza di grandi monitor centrali, la presenza di pulsanti ed interruttori, presenza di immagini nel piccolo monitor, la presenza di immagini proiettate nei grandi monitor. Tutto nel disegno di Perritz è identico come funzione, funzionalità, forme, ordinamento e presenza tecnologica nel nome di una funzione di una sala di controllo di missione, oppure assimilabile a una control room, non necessariamente identica a quella della NASA del 1969. Confrontare con i link che trovate linkati in descrizione, in cui trovate Technology Desk, A Brief History of Control Rooms, Sistema History of Control Rooms, Eyes of Generation, CBS Studio 1972, sono assenti infatti grandi monitor davanti agli operatori, TVC, Time Console.
Ok, per questa puntata è un po' tutto. Se volete espandere questo tema estremamente tecnologico ed affascinante, tutti i link li trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.